Ciao a tutti amiche e amici di VKT Fitness TV, nel video di oggi vi mostrerò un circuito da fare a casa oppure in palestra. Uniche due cose che servono, un elastico loop band ed un tappetino a terra, perciò possibilità di farlo in qualsiasi posto voi vogliate allenarvi. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di cliccare sulla campanellina per non perdervi nessun aggiornamento dal canale del fitness WKT. Grazie mille! Ah, una piccola cosa, se no ci dimentichiamo, seguitemi anche su Instagram, qui compare il nome del mio profilo, proprio qui. Non vi dimenticate, anche su Facebook, alla pagina Fabrizio Ferri Personal Trainer e sul gruppo dedicato agli allenamenti, alla motivazione ed anche all'alimentazione che è WKT, Fitness 360, motivazione e risultati. Ciao a tutti, buon video, buon allenamento su WKT Fitness TV. Iniziamo subito con le extra rotazioni con elastico. Stiamo usando la loop band perché sfrutteremo questo attrezzo per fare più esercizi durante tutto il circuito. Perciò, intanto, avambracci paralleli al pavimento, gomiti attaccati al corpo. Andiamo ogni volta che apriamo le mani, quindi che allarghiamo gli avambracci, ad attaccare bene le scapole. Ogni volta che si apre si butta fuori l'aria, lo stesso vale per le spinte verso l'alto. Portiamo l'elastico sotto i piedi, come vedete in questa immagine, e sopra la mano, quindi una sorta di girata, di clean che faremo con l'elastico per portarlo poi in distensione sopra la testa. Eseguite le serie che vi ho consigliato e fate questo circuito per almeno 3 giri. Passiamo adesso, sempre con l'elastico, alle alzate frontali. Quindi un'attivazione totale del muscolo deltoide della spalla, oltre che del trapezio. Mettete a posto gli attrezzi in palestra e fate lo stesso pure a casa, non lasciate impicci in giro, mi raccomando. Passiamo adesso al lavoro a terra, plank, braccia tese con torsione incrociata. Se non lo avete fatto, andatevi a vedere il video dove vi spiego 20 tipi di plank, perché in quel video lì vedrete come si fanno i migliori plank sia per principianti che per esperti. Finiamo questa serie e andiamo a fare il ponte col bacino momentaneamente senza elastico. Faremo 20 spinte verso l'alto, glutei sempre in contrazione e piedi ampiezza delle spalle. Esegui almeno 15-20 ripetizioni per poi passare all'esecuzione del ponte a gamba singola. Con questo tipo di esercizio, quindi passando dalla coppia di gambe al lavoro singolo, vi accorgerete come il gluteo si accende notevolmente di più. Perciò fatelo correttamente fino al massimo sforzo. Io vi ho messo in questo tipo di versione almeno 4 volte per 5 ripetizioni a gamba, vuol dire che ne farete 5 e 5, alternando sempre le gambe. Alziamo il livello, sì, e come lo facciamo? Lo facciamo con la loop band. Ponte, bacino, versione axotonica, diciamo, ho fatto il tecnico qua, volevo insegnarvi un termine nuovo se magari non lo conosceste. Comunque, un lavoro fatto con l'elastico in modo tale da potenziare in fase progressiva il carico, in questo caso sul gluteo. Perciò, braccia belle stese, tenete forte e tendete forte l'elastico come se fosse un arco e fate le spinte col bacino, identiche a quelle fatte senza elastico. Vi accorgerete quanto il gluteo soffre di più, si affatichi di più, perciò renda questa variante l'esercizio più performante. La stessa cosa la facciamo con l'elastico a gamba singola, riduciamo un pochino il numero delle ripetizioni, anziché farne 5 ne facciamo 3 e 3, però ad oltranza, finché la gamba tiene, finché il gluteo non prende fuoco. Per chi è più forte è possibile anche fare le 5-5 o addirittura le 10-10. Questi sono consigli per incrementare eventualmente ed ulteriormente il livello di affaticamento muscolare. Terminiamo il circuito con una fantastica stella in plank.
Ve la consiglio inizialmente avambraccio a terra, se poi ecco, siete così forti e così dinamici potete farlo anche a braccio steso. Però al momento vi consiglio questa versione qua. Se poi vuoi degli obliqui da mostro o comunque un trasverso tonico in forma, guardati il video che ho fatto specifico sul plank a stella. Ricordati di fare di questo circuito almeno 3 giri, puoi scegliere la parte a terra con o senza elastico in base al tuo livello. Iscriviti a VKT Fitness TV e non perderti nessun aggiornamento. Ciao e buon fitness!